domina la notte. Sembra un mix tra un topo e un uccello. Ha ispirato decine di misteriose leggende. Uno dei più affascinanti mammiferi del pianeta che ha attratto le grandi menti del passato. Le sue capacità ossessionano gli scienziati e stimolano i militari. Cosa possiamo imparare da questa creatura della notte? Ora vi presento Melanie. Una mangiatrice di insetti che vola al buio in cerca di falene. Melanie viveva in una scuola qui a Rhode Island, dove l'abbiamo catturata. Fa parte di un gruppo di 20 pipistrelli e per vivere va a caccia di insetti. Eccola, eccola là, la vedi? Può stare lì. Eccola là, eccola là. Molta gente ha paura dei pipistrelli. Girano di notte e la gente pensa che siano diabolici. Riescono a orientarsi nel buio e questo per le persone è il loro peggior difetto. Volare al buio non è naturale. Devono per forza avere qualcosa che non va. La particolare forma del loro corpo ha ispirato disgusto e paura per centinaia di anni. Insieme ai grifoni e ai barbagianni, sono considerati nella Bibbia simbolo di peccato, animali del diavolo. Durante il Medioevo, il diavolo e i suoi servitori venivano raffigurati con le ali di pipistrello. Più tardi sono stati associati invece ai vampiri e al regno dei morti. Tutte queste superstizioni hanno influenzato anche gli scienziati del passato. Nel XVIII secolo, il celebre naturalista Count Buffon si disse sorpreso che Dio avesse creato un animale tanto disgustoso. «Il loro velo scomposto e disordinato è la prova della loro imperfezione», ha scritto. «Questa creatura incompleta è un mostro vivente». Le sue osservazioni hanno avuto molta influenza. Buffon ha osservato dei pipistrelli e li ha trovati bizzarri. Sono metà topo e metà uccello. Hanno una faccia strana. Il loro modo di volare sembra all'apparenza molto scomposto, da vagabondo. Non si riesce a percepire la precisione del volo di un pipistrello osservandolo a occhio nudo di notte. E questo è un fattore fondamentale che Buffon non poteva considerare. Alcuni pipistrelli volano alla velocità di 80 km orari, sfidando la forza di gravità con spericolate acrobazie. Se gli scienziati riuscissero a decifrare il loro modo di volare, potremmo utilizzare queste conoscenze per migliorare la nostra tecnologia. Credo che un pilota di un caccia intercettatore provi invidia per l'abilità dei pipistrelli di compiere improvvisi quanto violenti cambi di direzione e senza sforzi particolari. Io trovo incredibile la capacità dei pipistrelli di muoversi nello spazio, di cambiare direzione improvvisamente in una distanza brevissima, per poi cambiarla di nuovo dopo una frazione di secondo. Credo che chiunque ami il volo non possa non individuare la facilità con cui volano in cielo, rendendo semplici anche le cose più complicate. Sharon Swartz è professoressa di biomeccanica degli animali, è uno dei maggiori esperti sul volo dei pipistrelli. Ci vogliono molti mesi di allenamento per insegnare a un pipistrello a rimanere stabile al centro di una galleria del vento.
Il problema è che molti esemplari non riescono proprio ad adattarsi a questa particolare condizione e spesso, prima di trovare il pipistrello giusto, ne dobbiamo provare anche 5 o 10 o 20. È la prima volta per questo pipistrello in una galleria del vento. Non sa ancora bene come comportarsi. I flussi d'aria mantengono il pipistrello nell'obiettivo della camera, che scatta fino a 2000 foto al secondo. Grazie a questo sistema è possibile analizzare i movimenti dei pipistrelli in dettaglio. Prima di filmare le loro reazioni nella galleria del vento, non potevamo immaginare quale complesso lavoro svolgono le ali di un pipistrello. Sono in grado di generare un'incredibile quantità di battiti di ali anche a bassa velocità, molto più degli altri uccelli. Ci deve essere qualcosa nelle ali che gli permette di fare tutto questo. Una caratteristica dei pipistrelli che gli permette manovre così violente è che possono muovere le loro ali asimmetricamente. Gli uccelli, quando volano, tengono le loro ali in modo simmetrico. I pipistrelli invece possono muovere un'ala diversamente dall'altra e fare un movimento che sarebbe impossibile per qualsiasi altro uccello. Appaiono scomposti, ma osservandoli al rallentatore, sembra quasi che stiano danzando in aria. Puoi vedere come controllano ogni movimento e non pensi più che si spostino da una parte all'altra del cielo senza meta. Buffon non aveva sbagliato, ma non aveva visto tutto. Un uomo durante il Rinascimento si occupò a lungo dei pipistrelli. Alla fine del XV secolo, Leonardo da Vinci stava studiando il modo per far volare gli uomini. Per lungo tempo credette che la sottile membrana delle ali del pipistrello fosse la soluzione per realizzare quel sogno. Spese molte notti a cercare di capire l'anatomia di questa creatura. Nei suoi appunti ha scritto per le future generazioni: ricordate che per volare dovrete imitare il pipistrello. La sua membrana collega tutte le sue parti e resiste all'aria. Analizzatela, usatela come modello per le vostre macchine. Questo pipistrello è stato conservato in formaldeide e poi nell'alcol per permetterci di studiarlo anatomicamente. La membrana dell'ala è dotata di una speciale serie di muscoli, piccoli filari di muscoli appena sotto pelle che permettono al pipistrello di controllare la rigidità della membrana e, facendo questo, di gestire la sua forma durante il volo. Inoltre, gran parte dell'ala è sorretta dalle ossa delle dita, simili a quelle degli esseri umani, ma tremendamente allungate. Se osserviamo bene l'ala controluce, vediamo l'avambraccio, il gomito, il polso, il quinto dito, il quarto, il terzo, il secondo e il pollice, che si estende dopo l'estremità ultima dell'ala. Se la nostra mano fosse come quella dei pipistrelli, invece di essere lunga 10 centimetri, sarebbe lunga 3 o 4 metri, in entrambi i lati, e sarebbe probabilmente legata alle nostre gambe e ad una coda, che in quel caso avremmo avuto. Il pipistrello appartiene alla famiglia dei chirotteri, parola che deriva dal greco e che significa mano alata. Questo è l'osso di un'ala di un grosso pipistrello. Durante alcuni studi abbiamo pesato accuratamente ogni singolo componente di un'ala
E usando una bilancia ad alta precisione, abbiamo scoperto che le ossa di un dito di un pipistrello sono molto più leggere di quanto ci aspettassimo da un uccello di queste dimensioni. Questo osso, per esempio, pesa solo 8 millesimi di grammo. Tale leggerezza divenne l'ossessione di Da Vinci. Dove poteva trovare un materiale tanto leggero e come farlo funzionare sopra una macchina? Ha disegnato centinaia di modelli e realizzato diversi prototipi, ma nessuno di loro è mai riuscito a volare. Nonostante tutto, rimase convinto che un giorno l'uomo avrebbe volato. In uno dei suoi diari ha scritto: «Non sono stato sconfitto da negligenza o incapacità, solo dal tempo. Addio». Quattro secoli dopo, le idee di Da Vinci hanno ispirato l'inventore di questa straordinaria macchina volante. Anche Clément Ader ha passato molte notti insonni per scoprire i segreti nascosti del pipistrello. Ha inoltre speso tutti i suoi averi per la realizzazione di diversi prototipi meccanici. Sembra che nel 1890 Ader fosse riuscito con un suo prototipo a staccarsi dal suolo per pochi centimetri e a proseguire il volo per circa 50 metri. In seguito a questo esperimento, l'esercito francese investì molto denaro sugli studi di Ader nella speranza che le sue ricerche potessero dare importanti risultati. La conquista dei cieli, però, era ancora lontana. Il segreto era ancora nascosto nelle ali dei pipistrelli. Oggi gli eredi di Da Vinci e Ader stanno ancora cercando di decifrare il loro volo. Abbiamo iniziato i nostri studi aspettandoci che le loro ali si muovessero come delle pagaie. E invece ci siamo accorti che ci sono moltissimi piegamenti a caratterizzare il volo dei pipistrelli. Inoltre questi movimenti non riguardano solo le giunture, ma le stesse ossa che sorreggono le ali si piegano durante il volo. Non stiamo parlando di piccoli piegamenti, ma di movimenti tanto grandi da poter essere visibili ad occhio nudo. La lunghezza delle ossa può variare anche del 10 o 20% nel corso del movimento alare. Non riesco a pensare ad un osso umano che si pieghi nello stesso modo. La flessibilità delle ossa li distingue da ogni altro animale. Per mantenere questa elasticità, le loro ali sono povere di calcio e altri minerali. Questa inaspettata scoperta ha aperto una nuova strada per le ricerche di Sharon. Abbiamo così raccolto tutte le informazioni che avevamo sulla posizione delle ali dei pipistrelli durante il volo e il rapporto con lo spazio circostante. E le abbiamo inserite dentro un modello informatico che ci ha permesso di capire l'andamento dei flussi d'aria che accompagnano le ali dei pipistrelli. La possibilità di visualizzare queste informazioni in grafica tridimensionale è stata di grande aiuto per le nostre ricerche. È un po' come trovarsi sulla schiena del pipistrello mentre vola e sentire l'aria che ti scorre addosso. Queste ricerche potrebbero consentire agli ingegneri del futuro di costruire aerei più potenti e veloci di quanto possiamo finora immaginare. L'unico mammifero in grado di vincere la forza di gravità.
I pipistrelli volano senza problemi nella totale oscurità, evitando ogni ostacolo anche alla massima velocità. Per secoli la gente si è chiesta come facessero ad orientarsi al buio. Un'idea è che ci vedano molto bene, che abbiano una vista molto acuta. Un'altra ipotesi è che invece utilizzino altri sensi per orientarsi nell'oscurità. Un prete italiano vissuto alla fine del XVIII secolo è stato il primo scienziato a cercare di svelare questo mistero. Professore, filosofo e naturalista, questo inusuale uomo di chiesa aveva una fede cieca nella conoscenza e nella sperimentazione. Attento osservatore, ha lavorato con straordinario rigore e determinazione, diventando uno dei padri della moderna biologia. Il suo nome, Lazzaro Spallanzani. Nel 1793 ha osservato il volo dei pipistrelli al buio. La cosa più semplice da fare per verificare se i pipistrelli non usino la vista per orientarsi è bendarli, coprirgli gli occhi e poi lasciarli volare per vedere se ci riescono senza cadere. Questo è stato il primo esperimento di Spallanzani. Spallanzani annotava ogni dettaglio dei suoi esperimenti. Avevo creato un piccolo cappuccio per uno dei miei pipistrelli per verificare se fosse ancora in grado di volare al buio. Con molta attenzione ho coperto la testa del piccolo animale. L'ho lasciato andare ed è caduto a terra. Il cappello l'aveva reso totalmente cieco. Per essere certo di testare unicamente la vista, ho deciso di procedere per eliminazione. Usando dei piccoli aghi arroventati, gli ho forato gli occhi. Mentre procedevo con questa operazione, il pipistrello ha avuto un brivido, che significava che la pupilla e la parte esterna dell'occhio erano completamente bruciati. Senza poter utilizzare i suoi occhi, ha volato perfettamente evitando ogni ostacolo. Il pipistrello cieco riusciva a vedere. Credo che Spallanzani abbia realizzato a quel punto che la questione era più complessa di quanto previsto. Metodologicamente ho cercato di capire il ruolo degli altri sensi nel volo. Al pipistrello già reso cieco ho prima ostruito le narici, poi la bocca e infine le orecchie con della colla. Però nessuno di questi altri organi sembrava interferire con la sua capacità di vedere al buio. Se guardiamo un pipistrello, è interessante notare come gran parte della faccia e delle ali siano coperti solo dalla nuda pelle, senza molti peli. Spallanzani ha pensato che questo fosse indice di un elevato senso del tatto. Così ha ricoperto la pelle del pipistrello con una grossa quantità di colla per cercare di interferire sulla sua capacità di sentire attraverso la pelle. Nonostante tutto, il pipistrello poteva ancora volare. Ho testato l'udito, l'olfatto, la vista, il tatto, il gusto e nessuno di questi sensi, una volta eliminato, gli impediva di volare. Che avessero un sesto senso. Stava cercando di scoprire quale fosse la natura di questo sesto senso, quali organi potesse usare per raccogliere gli stimoli che gli permettevano di orientarsi. Una cosa che scoprì fu che, coprendogli la bocca, il pipistrello si trovava in difficoltà. Dopo mesi di sterile sperimentazione, Spallanzani ancora non aveva scoperto la natura di questo sesto senso. Ho
bruciato gli occhi a dei nuovi pipistrelli e li ho sottoposti ad altri test in condizione di luce e di buio totale. Si muovevano come se vedessero perfettamente gli spaghi. Piegavano le loro ali e riuscivano ad evitarli. Gli ho riempito naso e orecchie. Ho coperto le ali di colla. Ho ridotto la distanza degli spaghi. Ho persino usato dei fili di seta sottili come capelli. Io stesso quasi non riuscivo a vederli. E loro invece riuscivano a districarsi senza nemmeno sfiorarli. Ha probabilmente pensato qualcosa del tipo: come farò a spiegare un fenomeno del genere? Il mistero dei pipistrelli lo stava assillando, tormentando le sue notti con terribili incubi. Esausto, decise che era arrivato il tempo di accettare la sconfitta. Così scrisse ad alcuni suoi colleghi naturalisti chiedendo il loro aiuto. Uno dei suoi corrispondenti, il chirurgo e naturalista svizzero Louis Jourin, accettò la sfida e ripeté l'esperimento. Dopo aver chiuso la bocca dei pipistrelli con l'amido invece che con la colla, questi si rifiutavano di volare, rimanendo a terra e scontrandosi con gli oggetti. Spallanzani e le persone che lavoravano con lui non potevano credere che i pipistrelli vedessero con le orecchie. Per l'abate questa ipotesi superava ogni limite della conoscenza. Spallanzani è morto prima di scoprire questo misterioso sesto senso. Una delle cose più difficili nel mondo scientifico è che devi sempre essere aperto a qualsiasi scoperta. Non puoi mai dire questo non è possibile oppure non posso crederci. Perché quello che è importante è la verità, non importa quale essa sia. Il problema dello scienziato è come interpretarla. Come diceva Sherlock Holmes, quando hai escluso l'impossibile, quello che rimane, per quanto strano, deve essere necessariamente vero. Quale elemento era stato sottovalutato in tanti anni di esperimenti? Anche senza aver ottenuto una risposta, Spallanzani pubblicò i suoi studi nel 1794. In assenza di una dimostrazione, i membri della comunità scientifica dell'epoca ritennero una fantasia l'ipotesi che i pipistrelli potessero vedere anche senza gli occhi. L'effetto fu comunque quello di aver attirato l'attenzione sul mondo dei pipistrelli. Divisi in decine di specie differenti, queste creature si sono adattate a qualsiasi clima del pianeta. Quando nell'aprile del 1912 l'indistruttibile Titanic affondò in poche ore nelle gelide acque dei mari del nord, le ricerche di Spallanzani tornarono in voga. Un inventore inglese nato negli Stati Uniti, Sir Hiram Maxim, suggerì di dotare le imbarcazioni di una strumentazione che riproducesse il senso dell'orientamento dei pipistrelli. Gli scienziati e i militari dell'epoca si trovarono d'accordo, ma ci vollero un'altra guerra e diversi anni prima che questa intuizione venisse trasformata in una macchina. Il mistero lasciato da Spallanzani nella comunità scientifica è riemerso 143 anni dopo negli Stati Uniti. Nel 1937 un giovane studente di Harvard, appassionato di pipistrelli, ha speso gran parte del suo tempo nelle buie cave coperte di guano. Un giorno ha udito quello che avrebbe cambiato la nostra percezione di questi piccoli animali. Quando per la prima volta
Ho sentito parlare del professor Pierce e dei suoi apparecchi. Non ero molto convinto di andare a bussare alla porta di questo grande docente di fisica. Non ero andato molto bene al corso di fisica e non sapevo molto sui suoni. Ma i miei amici mi convinsero che dovevo farlo. Così presi una cassa piena di pipistrelli e andai a trovarlo. Lui si mostrò molto interessato e mi portò verso un apparecchio formato da un microfono, un piccolo congegno che serviva per trasformare i suoni in alta frequenza in suoni udibili dall'orecchio umano, e una cassa. Mentre tenevo la cassa piena di pipistrelli davanti al microfono, dall'apparecchio uscivano una serie continua di click, una sequenza del tipo click, click, click. I suoni che sentirete aumentando il volume sono suoni in alta frequenza emessi dai pipistrelli e poi convertiti. Stavano emettendo un'enorme quantità di suoni. Quel giorno, 140 anni dopo gli esperimenti di Spallanzani, due uomini sono riusciti ad ascoltare gli ultrasuoni emessi da un mammifero. Il mistero del sesto senso stava per essere svelato. Non sapevamo perché emettevano quei suoni, ma quando gli animali si comportano così, di solito stanno cercando di comunicare qualcosa. Era un nuovo punto d'inizio. Il macchinario di Pierce fu un enorme vantaggio. Potevamo percepire ogni suono emesso dai singoli pipistrelli. Donald Griffin, insieme al suo caro amico Robert Galambos, un giovane studente di neurofisiologia, ha ripercorso con lo stesso rigore tutti gli esperimenti di Spallanzani, risparmiandosi le attività crudeli. Grazie alle apparecchiature che avevano a disposizione, i due hanno verificato come, con la bocca sigillata, i pipistrelli non potevano emettere ultrasuoni e cadevano rovinosamente a terra. Lo stesso avveniva quando gli venivano ostruite le orecchie. Griffin e Galambos hanno dedotto che per orientarsi i pipistrelli utilizzano gli ultrasuoni. In pratica emettono dei suoni ad alta frequenza che rimbalzano sugli oggetti circostanti e tornano verso di loro. Il trucco si nasconde proprio in quelle grida. Il suono prodotto dai pipistrelli durante il volo rimbalza sugli oggetti circostanti e ne determina la posizione. I pipistrelli ricevono un'immagine dell'ambiente basata sull'intensità e la velocità delle eco che ritornano a loro. L'intuizione di Spallanzani era esatta. I pipistrelli hanno una visione acustica del mondo. In un certo senso sono dotati di un radar naturale. Quando il pipistrello riceve l'eco, fa un lavoro di questo tipo. Chiude gli occhi, li apre e li chiude di nuovo. Aperti, chiusi, aperti. Il pipistrello emette suoni e riceve in cambio un'immagine stroboscopica dell'ambiente che lo circonda. Quando emette suoni 10 volte al secondo, è come se chiudesse gli occhi 10 volte al secondo e vedesse quindi immagini di quella qualità. Questo pipistrello ci sta guardando sia con la vista che con il suo radar. La vista gli permette di determinare la posizione della luce proveniente dall'esterno, mentre il sonar gli fornisce dati dettagliati sugli oggetti presenti nella stanza. Donald Griffin e Robert Galambos hanno chiamato questo fenomeno ecolocalizzazione. Nel 1940 sembrava assurdo che i pipistrelli potessero orientarsi mediante l'emissione di suoni ad alta frequenza. Era un concetto del tutto nuovo. Questa particolarità dei pipistrelli non venne riconosciuta per diversi anni. Molte persone non credevano che un animale potesse fare una cosa del genere. Quando ne parlammo in un incontro scientifico, un fisiologo, non molto convinto, prese Galambos per una spalla, lo spinse e gli disse: «Non sai di cosa parli?» A quel tempo, i radar e gli ecogoniometri erano conosciuti solo in ambito militare. Erano segreto militare. Il fatto che questi piccoli animali
potessero fare una cosa simile, aveva dell'incredibile. Una scoperta che ha sorpreso tanto gli scienziati quanto gli stessi pipistrelli, che si sono visti chiamati alle armi dopo l'attacco giapponese di Pearl Harbor. Pochi anni dopo che Donald Griffin aveva scoperto questa importante qualità dei pipistrelli, l'esercito americano pensò di utilizzare questi animali contro l'esercito giapponese. Era nata l'operazione Raggi X. La strategia consisteva nel lanciare pipistrelli in letargo, accessoriati con dei sistemi esplosivi, contro i giapponesi. Una volta atterrati, i pipistrelli dovevano svegliarsi e rifugiarsi dentro gli edifici giapponesi, dove la bomba sarebbe esplosa. Le cose non andarono come previsto. Molti pipistrelli non si svegliavano dal letargo forzato e la loro carica non esplodeva. Così, dopo aver speso 2 milioni di dollari e ucciso circa 1 milione di pipistrelli, la Marina americana nel 1944 decise di abbandonare il progetto. Donald Griffin, esperto di chirotteri, venne chiamato per esprimere il suo parere sull'operazione. Griffin aveva detto in precedenza che l'operazione non avrebbe mai funzionato, ma la sua opinione venne ignorata. C'è sempre stata una tale avversione verso i pipistrelli che nemmeno la scoperta di una tale capacità ha contribuito a renderli più simpatici tra la gente. Per più di 50 anni Donald Griffin è stato un pioniere degli studi sui pipistrelli, spianando la strada a decine di altri scienziati. All'età di 88 anni continua il suo lavoro. Lo scopo è quello di spiare i pipistrelli per studiarne il comportamento nel loro habitat. Il suo partner Greg Auger, un fotografo specializzato nella foto notturna, controlla l'apparecchiatura tecnica. Una coperta in questa posizione dovrebbe rallentare il flusso che proviene dal basso, facendo sì che l'acqua stessa produca una serie di piccole bolle che emettono a loro volta suoni ad alta frequenza. Noi speriamo che questi suoni vengano percepiti dai pipistrelli, che funzionino da esca per poterli attirare verso di noi in modo da poter registrare i loro richiami. Sto collegando questo rilevatore di frequenze alla telecamera di Greg, così potrà registrare i segnali che speriamo di poter ricevere dai pipistrelli. Luglio 2003. È una serata calda. Siamo nel bel mezzo di una folta radura. Alle 7.32 ci sono circa 25 gradi. Speriamo che i pipistrelli si facciano vivi. Greg, che ne dici? Va bene così? Fammi vedere. A me sembra un po' basso. Lo alzo? Sì. Aziono il tasto di registrazione, Don, e poi siamo pronti. Va bene. Abbiamo anche un night scope, cioè un intensificatore militare di immagini notturne. È un ritrovato tecnologico che ci permette di vedere gli oggetti anche nell'oscurità della notte. Griffin sta sperimentando una nuova metodologia. Ogni notte prova un nuovo tipo di insetto come esca. All'inizio degli anni 50, Griffin ha cominciato a studiare il processo di ecolocalizzazione dei pipistrelli. È solo un sistema di navigazione o svolge altre funzioni molto più complesse? Hi,
Ho provato, ma non sono mai riuscito a costringere un pipistrello a cacciare gli insetti in laboratorio. Non mi hanno mai dato soddisfazione. D'altro canto, l'apparecchiatura necessaria a captare i suoni dei pipistrelli è molto costosa ed elaborata. Sembrava quasi ridicolo utilizzarla per seguire la caccia dei pipistrelli in un bosco. Alla fine, invece, ci siamo convinti. Abbiamo caricato tutti questi apparecchi su un camioncino e poi li abbiamo montati in attesa di un bel pipistrello a caccia di insetti. All'improvviso ci siamo accorti di una cosa. I pipistrelli modificano i suoni che emettono in base alle circostanze. Quando un pipistrello insegue un insetto, modula i suoni che emette in base alla distanza che lo divide dalla sua preda. Se l'insetto è molto lontano, il pipistrello grida una sola volta e poi aspetta l'eco di ritorno. Ottenuta risposta, emette un nuovo suono che attraversa lo spazio e torna di nuovo indietro. Quando il pipistrello si avvicina e l'eco si accorcia, i suoni diventano... La sequenza si fa anche più veloce. Verso la fine, l'ultimo suono che viene emesso è più lungo e rappresenta una sorta di ronzio. L'elevata velocità di emissione dei suoni finali li fa assomigliare ad un ronzio, chiamato il ronzio della fame, visto che avviene durante la caccia. Ehi, questo è un segno. Hai sentito l'ultimo suono? Sì, bel colpo. Un ronzio melodico. L'abbiamo preso. È stato un suono ben definito. Forte e chiaro. Davvero un bel ronzio. Io rimango ancora stupito di come possano usare questa capacità anche in situazioni critiche. Come riescano a decifrare i vari tipi di eco. Se provengano da un insetto di un certo tipo o da un altro. Ci devono essere migliaia di tipi di echi diversi in natura. Eccolo. Non sappiamo ancora come il loro cervello distingua i vari suoni e tra quali scelga. È un mistero intrigante. I pipistrelli possono produrre suoni di diverso tipo in ambienti che riflettono centinaia di eco diverse. Sorprendentemente, in una grotta piena di pipistrelli, la madre riesce a riconoscere i suoni emessi dai propri piccoli. Come impronte digitali umane, ogni pipistrello sembra avere il suo inimitabile timbro. È inoltre possibile che questo caos di suoni aiuti ogni pipistrello ad avere un quadro della situazione ambientale. Quando i pipistrelli volano in gruppo, è possibile che l'eco di risposta al suono emesso da uno di loro possa servire a tutto il gruppo a localizzare gli oggetti. Tanti pipistrelli in un'area limitata, come può essere un bosco, si ascoltano reciprocamente per scambiarsi informazioni. E chissà se questa attività, chiamata in gergo bistatic sonar, dove l'emittente è in un posto e il ricevente in un altro, viene praticata consciamente dai pipistrelli. Neanche il più moderno sistema radar riesce a competere con un pipistrello. 60 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, le loro capacità ancora stimolano le forze militari. La Marina sta cercando di imitare il sistema di ecolocalizzazione dei pipistrelli per produrre un radar in grado di individuare le mine sottomarine che minacciano sommergibili costati diversi milioni di dollari e numerose vite umane. La Marina Militare usa per ora i delfini e altri mammiferi marini per scovare gli oggetti sommersi, ma sono certo che sarebbe lieta di rimpiazzare questi animali con degli apparecchi elettronici. Il tipo di sonar che viene utilizzato dagli uomini cambia se stai cercando delle mine sottoterra o un sommergibile nelle profondità dell'oceano. I delfini e i pipistrelli invece utilizzano lo stesso sistema per qualsiasi tipo di oggetto, che si tratti di pesci in acqua o insetti in aria. Questo perché il loro sonar naturale è molto più versatile e tecnologicamente avanzato dei nostri.
nel laboratorio sotterraneo di Jim Simmons è possibile osservare le straordinarie capacità dei pipistrelli. Questo è un rilevatore acustico. Cattura i suoni ad alta frequenza emessi dai pipistrelli e li converte in suoni percepibili dall'orecchio umano. Il verso emesso appare sullo schermo come una nota su uno spartito. Credo che i pipistrelli riescano ad emettere suoni anche mentre masticano un insetto in volo, altrimenti si schianterebbero contro qualche ostacolo. Per capire con quanta precisione il pipistrello percepisca gli oggetti nello spazio, è necessario manipolare i suoni che riceve e studiarne le reazioni. Esattamente quello che fa Jim Simmons. Il suono emesso dal pipistrello viene captato da questi microfoni, posizionati alla sua destra e alla sua sinistra, che lo rispediscono allo stesso animale attraverso una cassa, solo dopo averlo elettronicamente modificato. In questo modo portiamo il pipistrello a muoversi verso sinistra o verso destra, semplicemente spostando la direzione della eco che, una volta duplicata, torna al pipistrello. L'apparecchiatura produce delle eco improvvise provenienti indifferentemente da destra e da sinistra. Il professor Simmons riduce progressivamente la distanza tra le eco fino a raggiungere intervalli infinitesimali. Abbiamo scoperto che il pipistrello riesce a percepire ogni singola eco. Anche se due suoni sono distanti solo 2 microsecondi, il pipistrello li percepisce entrambi e si sposta di una frazione di millimetro. I pipistrelli sono in grado di identificare oggetti dello spessore di un capello umano. La capacità dei pipistrelli di determinare la distanza degli oggetti a seconda del tempo di risposta dell'eco si definisce in termini di frazioni di microsecondi o milionesimi di secondi. Tutto questo sembra impossibile se si considera che i neuroni presenti nel cervello umano sono in grado di percepire il tempo solo in termini di millesimi di secondo e non di milionesimi di secondo. Quindi la domanda è: come interagiscono le cellule cerebrali del pipistrello per poter misurare il tempo con una tale precisione? Noi cerchiamo di scoprire come funziona esattamente l'aritmetica del cervello dei pipistrelli, in modo da poter costruire un apparecchio che sia in grado di riprodurre suoni e immagini animate allo stesso modo, immagazzinandole in uno spazio sufficientemente limitato. Se guardiamo il cervello di un pipistrello, questa piccola cosa che si trova davanti a te è come una galassia distante migliaia di anni luce da noi. Sappiamo che qualcosa di estremamente interessante sta succedendo lì dentro, ma proprio come una galassia che non riusciamo a raggiungere, non siamo in grado di decifrarla. Anche dopo 50 anni di studi sul cervello, le metodologie per determinare cosa succede al suo interno sono ancora molto primitive. La scoperta della galassia dei pipistrelli è appena cominciata e forse un giorno ci porterà verso una nuova rivoluzione tecnologica. Io credo che per questa notte l'abbiamo perso. È la solita storia. Gli animali non sempre fanno quello che ci aspettiamo. Giusto. Sono le 10:45. Non abbiamo avuto segnali nell'ultima ora e stiamo per tornare indietro. Anche questa notte abbiamo fatto un piccolo passo avanti nel nostro lungo percorso. Forse ci vorranno altre 100 notti di questo tipo per poter arrivare alla conclusione. O forse dopo altre 100 notti scopriremo che non c'era nulla da scoprire. Questo è il percorso della scienza e bisogna accettarlo. Sto spegnendo la telecamera. Sì, io ho già spento.
Stiamo portando avanti un percorso scientifico cominciato 200 anni fa da Spallanzani. E non dobbiamo mai dimenticarci dei contributi che ci sono stati offerti dagli scienziati che ci hanno preceduto. Per dirla con le parole di Alfred North Whitehead, ogni scienza che dimentica i suoi fondatori è persa. Io credo che noi scienziati intendo, studiare più approfonditamente il sistema motorio dei pipistrelli. Sono sicuro che otterremo non poche sorprese. Non posso prevedere di cosa si tratterà, ma sono sicuro che ci saranno risposte a molte delle nostre domande. Andiamo a prendere il pipistrello. Eccoti qua, Melanie. Si torna a casa. Sei pronta? Andiamo?